Quale miglia di cose? Dopo il trattamento, lo patrono da cacciare la casa, una sconda continua. E allora, perciò siete venuti a signori, perché queste cose, non lo puoi dire a nessuno, manca a venire, ma se no aspetta una rita. Abbiamo venuto a dar fastidio? No, 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 compare Rocco. Voi non date mai fastidio, io vi sono sempre a disposizione. Te credi che io mi scordo tutto il bene che ha fatto la comune di mamma da vostra? Aspetta, tutto quello che ha detto il compare. E tieni del bene alla mente, niente di scordato. E quando arrivi a casa, arrivederete. Non mi faccio andare all'altro, non mi faccio andare in giro. Che se no lo c'entro io, no. Pensa. Mamma, non ti preoccupare, che arrivi di diretto diretto. Cante canta al marciapiede, ti ha fatto. Nascosta che peggio, è inutile che voglio menata, perché gli innamorati ti mazzate nell'arsangano. E poi, l'amore è una cosa santa, una cosa sacra. Non ci sta mamma, non ci sta padre, non ci sta fratello, non muore. E che non si dice, che non si dice. Se ne va a capare male. Me ne dai. Me ne dai. Me ne dai. Lasciate stare la mamma. Lasciate stare la madre. Volete bene. Perché il futuro è vostro.
salvi e non pensate a niente. Cristo, ma amore! Oh! Amore! Amore! Asti! No! Pare che la faccio nella famiglia. La parola al sindaco, prego. Buonasera, grazie per questa bellissima rappresentazione che avete fatto. Ci avete regalato due ore di veramente di risate con uno sfondo anche riflessivo. Io però prima di andare avanti volevo regalare al primo attore volevo fare una riflessione insieme al pubblico. Questa è la terza rappresentazione teatrale che facciamo quest'anno. Abbiamo cercato di metterlo tutto in una settimana proprio per creare la settimana del teatro dialettale. È in programma anche un eventuale premio, ovviamente per la più bella, per il più bravo attore, attrice, così in seguito. Abbiamo iniziato domenica con il nostro centro giovani anziani, veramente bravi. Ieri c'è stata una compagnia e dei, diciamo, di dilettanti, però a mio modesto parere sono lezioni sociali che purtroppo l'età comporta. Questi sono dei risultati nettamente positivi, quindi veramente bravi. Tu sei veramente inguardabile. Tu sei veramente inguardabile. Ma, no, ma io dicevo da maschio, non da, perché la femmina è chiara. Sei veramente inguardabile. L'unica San Salvo a fare ascoltare la nostra legge. Complimenti al regista. Mi sono informato, so che non è a caso un regista. Anche noi però abbiamo la nostra regista molto 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 brava. E quindi è veramente una bella, ci siamo divertiti. Quindi io nel ringraziare, nel rinnovarmi l'invito per il prossimo anno su questa stessa piazza e su questo. No, tu no, per piacere, guarda. Rocca San Giovanni, il saluto del nostro sindaco Tiziana Magnacca, dell'amministrazione e mio personale. È il secondo anno consecutivo che siamo qui a Rocca in questo gemellaggio che porta buoni frutti. È un'ottica di amicizia e di scambio di esperienza dei nostri centri anziani, proprio nell'ottica di valorizzare le capacità che queste persone hanno. Orgogliosamente sono con loro perché ritengo questa sia una bella esperienza assieme a tanti altri laboratori che noi facciamo. Colgo l'occasione per salutare la presidente del centro diurne anziani, la signora Elio Moscufo, che questa sera è qui con noi e che ha contribuito a quella famosa. Penso che saremo in quel bellissimo paese di San Salvo il 25 di settembre. Così mi diceva Alessandra, forse vero? Così mi diceva Alessandra. Maria, prego. Grazie sindaco, buonasera a tutti. Anche quest'anno attori bravissimi, ottima organizzazione, e un pubblico caloroso hanno sicuramente contribuito a lietarci questa serata fatta di risate e di tanto divertimento. Tutto questo la presenza delle due amministrazioni, quella di Rocca San Giovanni rappresentata dal nostro sindaco patron di casa e dall'assessore, e dal comune di San Salvo rappresentato egregiamente dal nostro assessore la dottoressa Travaglini. I miei complimenti vanno innanzitutto a voi, agli attori, perché davvero siete stati bravissimi. Non ce la facevamo, continuavamo di ridere, soprattutto con il signore, sì, con il signore. Io mi auguro e spero che questo sodalizio, come diceva il sindaco, che si è creato ormai tra questi due comuni, tra questi due centri anziani, abbia lunga vita.
E un ringraziamento particolare io lo voglio fare alle nostre rappresentanti, che sono le persone che per conto del nostro consorzio seguono entrambi questi centri, che sono Giuliana Trevilini, un applauso per Giuliana, perché veramente è bravissima, lo fa con tanto amore, con tanta dedizione, e questo si vede, perché poi si percepisce. E alla nostra Rita, che è la nostra referente del centro di umanitario di Rocca San Giovanni, e un ringraziamento a Franco che sta sempre con noi, il service, e poi un ringraziamento particolare, io l'ho detto, Angelo Pagano, Angelo Sighetti, perché Angelo è una persona speciale. Qui ci sono altre parole, è speciale Angelo. E quindi grazie a tutti, e poi niente, lo devo ringraziare in particolar modo al nostro sindaco di Rito, perché io l'anno scorso sono venuta sempre a una manifestazione e pensavo, lui mi diceva, sai, io non mi ricandido, e quindi ero preoccupata perché lui non si ricandidava. Sono contenta, lo voglio dire, di ritrovarlo nuovamente qui sindaco, e non posso che augurarti di trascorrere i prossimi 5 anni con il suo mandato da sindaco in maniera eccellente, come hai saputo fare negli anni precedenti, 10 anni precedenti, ma soprattutto ti saluto con l'augurio che possa uscire un nuovo emendamento che ti veda candidato per la 4ª volta, quindi tante tante grazie a voi tutti, grazie. Di avere con me dei ragazzi molto bravi, molto giovani, quindi il mio compito sarà quello di guidare questa nuova squadra giovane per i prossimi anni, e tra questi giovani abbiamo la nuova delegata al sociale e alle politiche familiari del comune di Rocca San Giovanni. Buonasera a tutti, sono contenta che questa compagnia di San Salvo sia venuta a trovare, e mi accodo ovviamente ai complimenti, perché sono stati bravissimi, come diceva prima il sindaco, non si è notata, diciamo, la differenza tra la nostra compagnia teatrale, la vostra e quella del ponte di Lanciano. Quindi siete stati tutti bravissimi, e se il 25 settembre saremo a San Salvo a vedere con la nostra compagnia teatrale, ci sarà occasione comunque.